Una singolare guerra per l'acqua è quella che un cittadino di Senise ha deciso di portare avanti nel suo paese. L'acqua è quella delle fontane pubbliche sparse un po' in tutto il territorio comunale, specie nel centro storico, la maggior parte delle quali non funzionanti. E così Marco Falcone, un agricoltore senisese, ha organizzato una raccolta di firme in Largo San Biagio, che è un po' diventato il simbolo della protesta. Perché a San Biagio, fino a pochi mesi fa, una fontana funzionante c'era, poi è stata spostata dall'altra parte della strada per consentire la ristrutturazione di un edificio da adibire a negozio e adesso non funziona più. Siamo qui per raccogliere delle firme per quanto riguarda le fondane di Senise, soprattutto per quanto riguarda il centro storico. Qui, come potete vedere, c'è la fontana di San Biagio che è stata spostata, pare, per motivi tecnici. Ed è stata relegata in questo posto anche infelice. E poi, per quanto riguarda altre fondane, noi qui abbiamo chiesto al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, vi leggo cosa abbiamo scritto: i sottoscritti cittadini, considerato che in questi giorni la stampa sta parlando insistentemente di milioni di euro per rivitalizzare i centri storici del Senisese, chiedono l'erogazione di acqua potabile alle fondane site in Largo San Biagio, Largo Cesare Donna Perna, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi. In tal modo non solo si rivitalizzerà il centro storico, ma si disseterà anche qualche cittadino o turista. Noi è così importante perché dalla mattina alla sera che stiamo qua, che siamo pensionati, dobbiamo ringraziare il bar. Quando è d'estate, verso luglio-agosto, San Biagio è pieno qui e la gente vorrebbe un bicchiere di acqua e non ce n'è. Qui abbiamo preparato un altro cartello sul quale è scritto che a Senise si beve solo se viene linea verde. Vergogna, questo perché? Perché nei giorni scorsi c'è stata una ripresa del programma di Rai 1 Linea Verde nella piazzetta antistante la chiesa, in largo chiesa, e neanche a farlo apposta durante la trasmissione, la registrazione della trasmissione, l'acqua con un tubo volante alla fontana della piazzetta c'era, l'acqua era stata concessa da un privato e immediatamente dopo la trasmissione l'acqua non c'era più. Ma Largo San Biagio è un simbolo anche per un altro motivo, la presenza di una struttura in cemento che originariamente doveva ospitare i bagni pubblici, che Senise attualmente non ha. Realizzato negli anni Ottanta, il complesso edilizio rientrava nelle opere di ampliamento della piazza. I soldi spesi furono poco meno di 200 milioni di lire, ma una volta realizzata la struttura, il servizio pubblico non partì mai. Qualcuno mi potrà dire, ma la gestione per tenere aperto un bagno pubblico, cosa ci costa? Beh, onestamente questo è un consiglio che io non vi posso dare, non vi so dare, però vi consiglio di rivolgervi eventualmente all'amministrazione comunale di Chiaromonte che vi potrà dare qualche consiglio in merito e non ditemi che Chiaromonte si può permettere i bagni pubblici e Senise no. Le firme raccolte sono ora più di 200 e Falcone promette, le porterò al comune e se nulla sarà cambiato, il prossimo 17 marzo copriremo le fontane con il tricolore.